Incontriamo allora lo chef del ristorante La Forchetta, Angelo. Allora Angelo, tu hai origini, di dove sei? Sono siciliano, provincia di Agrigento. Quindi ti sei trasferito qua? Sì, adesso un po' di anni che sono a Parma, 22 anni. Ah sì, però, sì. Insomma, un po' di tempo, sì. Un po' di tempo. Sì. Però tu hai un connubio di cucina nel tuo ristorante, sì, no? Faccio un mix tra pesce tipico, cioè visto da siciliano che piace molto fare il pesce. Sì. Però essendo a Parma in centro devo fare anche tipico per forza. Sì, e quindi sì, hai imparato molto. Benissimo a fare la cucina di tradizione. Sì, 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 sì. Bene, allora oggi è anche il compleanno di Angelo, quindi ti facciamo tanti auguri. Grazie, visto che hai ricevuto mille. un regalino. Sì, cosa sì, c'era una scritta con un però, pensavo un assegno, magari no, quello mai. Va bene. Una gioia, però, sono i tuoi figli. Sì, sì, no? Infatti, ok, sì. Bene, allora senti, cosa ci prepari? Oggi andiamo a fare un risotto dedicato, okay, a Parma, cioè che sì, dentro questo risotto ci abbiamo del parmigiano, ci abbiamo del prosciutto croccante, perciò abbiamo fatto questa ricetta anche dedicata al Buon Ricordo, che faccio parte di una guida Buon Ricordo che abbiamo fatto proprio apposito un piatto per loro. Sì, certo, sì. Quindi allora sì. Abbiamo... Poi quindi... abbiamo... quindi andiamo a fare il risotto... Sì, che con iniziamo a tostare la cipolla. Ok, perfetto. Un po' d'olio. Un po' di olio. Spiega un po' i passaggi. Sì, mettiamo magari... un po' d'olio. Sì. Facciamo scaldare un po' la cipolla. Quindi è un risotto tipo, non alla parmigiana perché poi... No, è un risotto che a radicchio. A radicchio, ok. Sì, sì, è un risotto, okay, a radicchio. Mm-hmm. Quindi abbiamo detto cipolla. Abbiamo cipolla, andiamo a tostare il riso. Sì. Perfetto. E quindi hai scelto due ingredienti che sì, si rifanno, insomma, sono tipici di questi posti, che sono proprio il parmigiano reggiano. Il parmigiano, sì. E il prosciutto crudo. E il prosciutto crudo, okay, che il prosciutto lo vado a fare a seccare al forno, sì, una notte, poi la mattina quando arriviamo, sì, quando arriviamo lo troviamo già bello secco. E quindi poi lo riduci A polvere. Viene ridotto a polvere, sì, sì, a polvere. Eccolo qua. Facciamolo vedere magari a Marco. Ok, perfetto. Quello lo andiamo a mettere dopo su. Lo mettiamo poi, ok, sì, dopo, come tra gli ultimi ingredienti da aggiungere. Quindi questo è proprio un risotto, fai un risotto, insomma, normale, no? Sì, normale con radicchio, normale. Poi aggiungerai il radicchio. E quindi servi anche come antipasti, avrai anche dei prodotti allora, tipici, sì, della zona. Sì, giustamente, essendo a Parma, abbiamo il culatello buono, il certo, prosciutto crudo, certo, poi c'è il salame anche, certo, la pancetta. Sì, sì, okay, abbiamo dei prodotti molto, degli affettati molto buoni. Sì, certo. Sì. Anche il parmigiano reggiano, che abbiamo il 26 mesi, che diamo noi, che è molto buono. Bene, perfetto. Che i stranieri amano in particolare quei prodotti lì. Senti, ma tu ami la cucina? Tra la cucina... È una domanda che... Sì. Non voglio metterti in difficoltà, ma tra la cucina siciliana e la cucina di Parma, quale sceglie? Allora, quale ti piace di più personalmente? Personalmente piace più quella di pesce. Ok. Perché, cioè, essendo nato in Sicilia, il pesce era la cosa più, certo, a portata di mano. Certo. Però arrivando a Parma, cioè, visto che è il tipico, è molto importante. Ci sono dei buonissimi piatti, sì, anche sì, qua. Comunque la fortuna mia è di aver lavorato con dei colleghi molto bravi. E... Perché tu ti sei trasferito quindi qua al nord, sì, sì, prima di aprire il ristorante, quindi hai... Sì, sì, ho fatto un po' di gavetta un po' in giro, sì, sì. Okay. Anche, ho fatto anche la scuola, la Casta Alimenti a Brescia. Ok, certo. Perciò certo, facendo anche un sacco di corsi di aggiornamento che... Certo, certo. E poi la cucina, cioè, ce l'ho nel è sangue. È sempre... Perciò... beh, insomma, se ti piace... Hai qualche parente che ha fatto cucina oppure avevi... No,
Nessuno? Nessuno. Avrei avuto una mamma che era bravissima a cucinare. Sì, sì, solo io. Al sud di solito le mamme poi sono bravissime a cucinare. Sì, 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 sì. La mamma è sempre la mamma. La mamma è sempre la mamma. Ok, ascolta, quanto tempo ci vuole? Una decina di minuti, sì, un quarto d'ora? Sì, allora, 12 minuti. Ok, 12 minuti, allora noi intanto ci fermiamo un attimo. Allora, a che punto siamo con la cottura del riso, Angelo? Manca 3 minuti, iniziamo a mettere il radicchio. Ok, questo radicchio come l'hai cucinato? Allora, questo radicchio viene brasato e poi ci mettiamo su pochissima panna, proprio pochissima. Sì. E un po' di aceto balsamico di Modena. Ok, quindi sempre zona Zona Emilia. Nostra, sì, zona Emilia, certo. Sì, sì. Quindi è la parte finale, questa è intanto... La parte finale, adesso andremo a mettere, dobbiamo mantecare bene, andiamo a mettere un po' di, una noce di burro. Certo. Intanto, visto che hai messo il rombo, che sarà il nostro secondo piatto... Sì, intanto l'abbiamo messo a 70-80 gradi. Che viene cotto a bassa temperatura quello lì. Ok, perché è stato messo sotto vuoto, no? L'hai preparato precedentemente, dopo ci dirà qualche passaggio. Sì. Bene, quindi allora stiamo mantecando, quindi parte finale del nostro risotto. E... lo facciamo tirare un pochettino. Ok. Ecco, è zona questa, come diceva appunto... Angelo, di prosciutto crudo, ma di salame, anche di pancette, sì. Salumi vari, insomma, zona di, vorrei dire, maiale. Sapete che il maiale è antichissimo, si dice che l'allevamento del maiale addirittura risalga al 4000 a.C., addirittura pensate in Cina, però io vi dirò anche un'altra cosa, che già era noto nel paleolitico, nel neolitico l'allevamento del maiale, perché c'è l'uomo primitivo praticamente passa dalla caccia ad essere più stanziale, quindi all'allevamento e all'agricoltura. E a che punto sei? Ci siamo quasi, andiamo a finire con un po' di parmigiano. Parmigiano, perfetto. Poco, ce ne mettiamo poco, perché poi andiamo a mettere la salsa dopo. Certo. Quindi continuando la storia, insomma, del maiale, il maiale era conosciuto e soprattutto anche questi prosciutti erano conosciuti sia ai tempi dei greci e dei romani, e pensate che Ippocrate diceva che mangiare maiale faceva venire forza, quindi andava benissimo per l'energia appunto degli uomini e quindi della popolazione, e poi era anche un alimento che era molto leggero. Per quanto riguarda poi la stagionatura la conoscevano un po' già i greci e i romani, però la stagionatura arriva anche con i Longobardi. Perfetto, è ci pronto? Siamo. Sì, perfetto. Andiamo a impiattare. Ok, allora impiattiamo. Benissimo. Allora, mettiamo il risotto. Sì. Che meraviglia. Il prosciutto crudo viene messo praticamente alla fine. Sì, viene messo dopo, sì. Viene spolverizzato col prosciutto crudo. Quella cos'è? Allora, questa è una salsa parmigiano. Fatta come? Viene fatta con un po' di panna. Sì. E il parmigiano 26 mesi. Buonissimo. Poi andiamo a mettere, questo è un gel di ribes. Fatto, spieghiamo un po' come l'hai fatto. Sarebbe il gel di ribes e poi tirato con un po' di gelatina. Che si sposa benissimo, credo, con radicchio, sì. con il parmigiano. Bene. E poi andiamo a mettere il nostro prosciutto croccante. Ok, perfetto. Le ultime due parole prima di chiudere su questo meraviglioso piatto è che, quindi, dopo i Longobardi anche i barbari conoscevano appunto il prosciutto crudo, poi conoscevano le pancette, conoscevano tutti i salumi e li usavano anche come, pensate, come moneta di scambio. Naturalmente il maiale che c'è oggi non era quel maiale che
c'era ai tempi appunto dei Longobardi, nei tempi che furono, perché era un maialetto che era molto piccolo, era il progenitore diciamo un po' del cinghiale, era molto magro, pesava circa una settantina di chili, pensate che era nero, non era biondo come adesso, quindi la genetica, poi hanno fatto tutta una serie di studi di genetica per arrivare ai 200 kg ed era anche molto molto alto e viveva naturalmente allo stato brado. Questo è il piatto tipicamente parmigiano del ristorante La Forchetta. Ci vediamo tra poco. Grazie. Secondo piatto a base di pesce, qua vi faremo vedere qualche passaggio in meno, perché però ci spiega Angelo sì, questo come si fa. È un rompo che abbiamo sfilettato. Sì. Abbiamo fatto l'incisione nel rombo, okay. E abbiamo fatto queste verdurine tagliate sottile, croccanti, e poi l'abbiamo amalgamato con una terrina di pesce che viene fatto col pane bianco, viene fatto con i scarti di pesce, sì. Poi mettiamo un po' di vino bianco, un po' di brodo di pesce e poi facciamo una terrina, okay. La passiamo finemente e la andiamo a amalgamare alle verdure. Sì. Okay. E poi facciamo questo ripieno per il rombo. Ok, che questo rombo però viene cotto a bassa temperatura. Infatti poi dopo l'hai messo... Sì, l'abbiamo messo sotto vuoto poi e poi l'abbiamo messo buttato nell'acqua a 70 gradi. A 70 gradi. Sì. Allora vuoi aprirlo? Sì, cosa facciamo? Andiamo a impiattare. Andiamo subito a impiattare e lo servirai questo rombo con Allora, questo rombo viene servito con una salsa di porro. Ok, che è fatta come... Cioè porro e patate. Ah, porro e patate. Cioè semplice. Bene. Quindi una base di... Una base di porro. Di porro e patate. Poi andiamo a vedere questo rombo che deve essere buonissimo tra l'altro. Sì. Eccolo qua. Quindi all'interno c'è questo ripieno. Sì, all'interno poi si vede che c'è, okay. Ci sono delle verdure croccanti, okay. Che veramente... E poi andiamo a mettere che dei porri fritti che vengono messi la sera prima e con il latte, perché va a perdere l'acidità del porro. Okay. E poi lo andiamo a impanare e a friggere. Sono impanate? Sì, impanate con la farina di riso, perché può quindi essere... Quindi fai delle sottili... Sì, 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 li tagli sottili, sì. Poi viene infarinato con la farina di riso, perché se uno è gluten free ce lo può mangiare, certo, anche. Certo, perché bisogna poi stare attento a tutte queste cose. Sono tutti allergici, ok? E quindi poi mettiamo andiamo questa... Andiamo a mettere sopra qua. Poi che meraviglia, bellissimo. Poi andiamo a mettere un po' di carote, per dare un po' di colore. Ok. Bellissimo questo piatto, bellissimo, credo anche buonissimo, perché voi... E poi andiamo a mettere un po' d'olio. Certo, l'olio non deve mai mancare. Ok, quindi questo è il piatto pronto. Questo è il piatto, sì, è un secondo piatto questo qua. Un secondo piatto, quindi sì. Dopo il primo della cucina tipicamente tradizionale sì. di Parma, vedete qua questo piatto invece che ha... Origini direi sì, siciliane. Sì, sì. Un po' di pesce, no? Un po' di pesce non guasta. Ci vediamo tra poco. Allora, ultimo piatto, adesso ci insegni a sfilettare questo branzino. Che cosa fai quindi col branzino? Andiamo a sfilettare questo branzino. Sì. Che è già andiamo a togliere la pelle. Sì. Quindi ci vuole un bel coltello che tagli bene. Sì. Poi togli le eccedenze. Sì. Ok. Ok. Facciamo il filetto. Sì. Poi andiamo a mettere un po' di sale. Sì. Ok. Un po' di sale. E lo andiamo a chiudere. Ok. Quindi una sorta di involtino. Involtino di branzino. Andiamo a chiudere con questo porro. Quindi un laccio, un laccio fatto un laccio di porro. Un laccio vegetale di porro. Sì. Pensate. Quindi vedete che in cucina si usa praticamente tutto, eh? Fate meno di prendere i lacci quelli sì. soliti di lo spago. Lo spago, no? Questa è una cosa più naturale. Quindi andiamo a mettere nella teglia. Ok, andiamo allora a metterlo nel forno. Mettiamo un po' d'olio. Marco viene con noi. Oggi c'ho Marco e Emanuele, Sì, andiamo a infornare. Andiamo a infornare.
andiamo a quanti gradi, diciamo, allora, quanti gradi per quanto tempo? L'andiamo a mettere a 180 gradi, okay. 175. Sì. Per 8-9 minuti. 8-9 minuti, anche perché insomma sapete che il pesce velocemente si cuoce. Mettiamo anche 30% di umidità. Ah, ok. Perfetto, quindi... Ok. Perfetto. Aspettiamo allora, che... aspettiamo gli 8 minuti e poi ci vediamo tra poco. Allora, è pronto? Angelo? Abbiamo sentito una musichetta? Sì. Allora, andiamo a tirar fuori il branzino. Abbiamo il nostro involtino di branzino. Eccolo qua. Con eccolo i pomodori. Qua. Benissimo. Che meraviglia. Proprio perfetto, eh? Sì, la cottura è bello morbido perché l'andiamo a cucinare anche con un po' di vapore. Certo. Che non lo va a quindi seccare. Ammorbidisce. Ammorbidisce secca, il branzino, certo. Non secca. Ok. Andiamo a mettere questa... Ecco. Questa cos'è? Sono carciofi. Quindi è la stagione. La stagione dei carciofi. Andiamo a fare una... Fatto? Abbiamo fatto... Farla. I carciofi. Sì. Che vengono cotti con delle patate. Sì. Poi le andiamo a frullare, passare. Okay, sì. E poi abbiamo creato... Andiamo... Con un po' di olio, quindi... Oppure solamente patate? Solamente patate. Ah, con okay. Un po' di sale, proprio. Perfetto. Naturale. Benissimo. Quindi... Depositiamo il nostro... Sì. È un piatto semplice. No, semplice. Ed è veramente meraviglioso anche a vedersi, eh? Molto salutare, perché sì. Alla fine, come vedete, gli ingredienti sono filetto di branzino, carciofi, patate per questa appunto salsina e poi i germoglietti. I germoglietti di fiore che anche l'occhio vuole la sua parte. Eh beh, certo. La cromia, i piatti... Okay. Un po' di olio e voilà, ecco qua il nostro piatto, il nostro involtino di branzino e noi golosi, io, Emanuele e Marco, lo assaggeremo subito, ci vediamo tra poco. Angelo è aiutato anche dalla moglie che si è materializzata, come si chiama tua moglie? Natalia. Ma è questa bella ragazza che c'è vicino? Questa è la piccola grande, diciamo. La piccola grande. La piccola grande. È la nostra piccola di 17 anni. Ah, che si chiama? Nicole. Anche lei vi aiuta o no? Viene qua forse solo a mangiare? Ogni tanto sì, ogni tanto ci dà una mano anche. Sì, ci dà una mano. Ok, ma senti, quanti figli hai? Sono tre. Okay. Lei, poi c'è un piccolo di Sebastian, 10 anni. Sì. Poi c'è la Sofia, che è quella più pericolosa, diciamo, 2 anni e mezzo. Sì, sì. E tua moglie di dov'è? Lei, Natalia, che è di Mosca, ah. Cioè è russa, però è da un po' di anni che è a Parma. Insomma, siete oramai qui di Parma praticamente sì, sì, sì. Da sempre, infatti si è visto appunto nella cucina che oltre a questa cucina siciliana c'è anche questa cucina di tradizione proprio di Parma. Allora io direi di brindare. Brindiamo con un vino. Sì, facciamo un Franciacorta. Un Franciacorta, ok. E arriva, come si chiama, una delle tue aiutanti? Era Gina. Come si chiama? Gina, ok. E bene, allora io intanto vi ringrazio. Siamo qua dunque alla forchetta. Ma volevo chiederti un'altra cosa prima di chiudere. Quando è chiuso il ristorante? In che giorni chiudete? Il martedì. Però il martedì. Non cucino a casa. Non cucina a casa, cucina lei? Cucina lei, sì. Ah, quindi brava anche a cucinare. Hai il bimbi, famoso bimbi. bene. Allora, prosit, cin. Ai minori, i minori non possono bere, almeno qua, pubblicamente. Bene, allora io vi do appuntamento lunedì prossimo, ore 20:30, canale L'80, Cosa Bolle in Pentola. Ciao a tutti, ciao. Salve, grazie. Grazie, cos'è? Un regalo di compleanno. Un po' di simpatia, Nicole. Grazie.
meraviglia.